intanto voglio ringraziare Gianfranco Micichè, Gianfranco che, come sapete, si è succeduto al nostro precedente coordinatore Enzo Gibino e che da commissario regionale ha voluto che questa manifestazione si facesse qui a Bagheria, quindi ti ringrazio Gianfranco a nome di tutti, a nome dei bagheresi che sono qui presenti, per dare un segnale del fatto che Bagheria comunque è nel cuore di Forza Italia, che Forza Italia esiste e che Forza Italia vuole ripartire anche da Bagheria. Io vorrei inoltre dire a Gianfranco che Gianfranco ha un compito importante. Gianfranco ha il compito, secondo me, penso, spero anche secondo molti di voi, cioè quello di superare le logiche correntizie, le dinamiche dei battitori liberi che in tutti questi anni non hanno fatto altro che frammentare in mille rivoli il centrodestra a Bagheria e che hanno permesso al centrodestra di lasciare la palla al centrosinistra, hanno causato 15 anni di amministrazione comunale da parte del centro-sinistra proprio perché sono prevalsi gli opportunismi del momento, appunto le correnti, i battitori liberi. Ecco Gianfranco, io vorrei che da oggi questo non potesse più accadere, non accada più, perché io sono convinta che il centrodestra a Bagheria può governare bene. L'abbiamo visto durante la parentesi di Giovanni Valentino, che tutti noi ricordiamo con piacere, ma dopo questi 15 anni di amministrazione comunale a Bagheria i fallimenti sono stati sotto gli occhi di tutti, quindi io spero che la gente si sia ravveduta. Abbiamo visto strade dissestate, invase dalla spazzatura, la Bagheria portata nel degrado più totale. Abbiamo visto un centro-sinistra che non ha saputo amministrare le casse comunali di questo paese e che ha portato Bagheria al dissesto finanziario. Abbiamo visto i beni culturali cadere nell'incuria più totale, nell'indifferenza, nella dimenticanza più totale dell'amministrazione comunale. E dopo questi 15 anni che tutti ricordiamo, chiaramente è prevalso il voto di protesta, al Movimento 5 Stelle. Perché? Perché anche lì Bagheria non ha saputo fare la quadra col centrodestra che c'è ed è presente a Bagheria, però bisogna fare sintesi e bisogna essere davvero uniti e fare squadra tra di noi. E abbiamo consegnato purtroppo nelle mani di un sindaco di protesta, di un sindaco grillino, Bagheria. Un sindaco che sta dimostrando tutta la sua inefficienza alla prova dei fatti, perché i grillini sono bravi anche in Parlamento a essere forza di opposizione, ma nel momento in cui diventano forza di governo tutti i nodi vengono al pettine. L'abbiamo visto recentemente col Collegio dei Revisori dei Conti, che ha detto chiaramente che ci sono problemi di cassa e che ha paventato a chiare lettere, probabilmente anche lì il danno era reale, perché alla faccia della trasparenza il sindaco grillino elargisce prebende, elargisce consulenze, incarichi diretti senza alcun tipo di curricula, di esame preventivo ad amici e parenti. E poi l'abbiamo visto in soli 6 mesi, per cercare di tamponare il problema dei rifiuti a Bagheria, noi cittadini bagheresi abbiamo speso 3 milioni di euro per l'affido diretto, appunto in virtù del fatto che il sindaco voleva ripulire Bagheria. Sì, ma ripulirla a che prezzo, mi chiedo io. E allora credo, Gianfranco, che noi oggi abbiamo il compito di dare una risposta anche a tutti gli imprenditori che sono qui presenti. Io vorrei fare anche, come dire, un messaggio, dare un messaggio a tutti gli imprenditori, visto che ultimamente, recentemente, proprio è stata una notizia nazionale quella che tanti imprenditori si sono ribellati al pizzo e hanno denunciato di essere state vittime per anni e anni del gioco mafioso e del pizzo. Ecco, a loro credo vada tutta la nostra stima, tutta la nostra ammirazione per avere denunciato, per non avere sottostato all'omertà e avere quindi detto che davvero così a Bagheria non è più possibile lavorare. E gli imprenditori ogni giorno stanno in trincea, hanno a che fare con i problemi quotidiani che noi sappiamo e anche con i rischi che purtroppo né l'amministrazione comunale né il governo Crocetta ancora sono riusciti a debellare. Chiaramente la situazione, io dal particolare vado un po' al generale, la situazione non è diversa a livello regionale.
Crocetta sta sostanzialmente facendo andare avanti il suo governo con un'armata Brancaleone, perché basa il suo consenso solo ed esclusivamente sul potere, sulla distribuzione di incarichi, sulla distribuzione di poltrone, ma nessuna riforma degna di nota è stata fatta fino ad oggi dal governo Crocetta, se non la pasticciatissima riforma delle province così tanto declamate, che lui aveva così tanto pubblicizzato e che tra l'altro deve essere pure riscritta, perché appunto è stata fatta male, scritta male e non prevedeva alcun tipo di risparmio. Quindi la situazione del governo Crocetta è sotto gli occhi di tutti e davvero credo sia giusto cominciare anche a discutere di un cambio di passo da questo punto di vista. Io poi vorrei anche dire che Crocetta non si distingue tanto da quella che è la situazione a livello nazionale, cari amici, perché è inutile dirlo, l'unica bussola che conosce la sinistra e che guida la sinistra è la bussola del potere, e in questo è molto bravo anche il nostro amico Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Matteo Renzi io lo chiamo Renzi piglia tutto, perché Renzi sostanzialmente sta facendo quello che, se avesse fatto Berlusconi ai tempi del suo governo, si sarebbero sollevate le masse, ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione popolare, perché Renzi, sono proprio di questi ultimi giorni le cronache, sta prendendo tutto, è un ingordo, sta prendendo tutti gli incarichi, tutte le dirigenze degli enti statali, della RAI, delle Ferrovie dello Stato, e insomma è davvero molto bravo a piazzare tutti i suoi uomini e a assicurarsi anche per il futuro. Diciamo che molti l'hanno chiamata renzicrazia, a me renzicrazia piace, questo termine piace, e mi piace anche il termine democratura, cioè viviamo in un sistema che all'apparenza è una democrazia, ma poi nella realtà dei fatti non è altro che un regime o una dittatura, peggio, perché io lo voglio ricordare, Renzi siede alla presidenza del Consiglio senza essere mai passato dal voto popolare e dalle urne. Renzi governa con un premio di maggioranza che è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta e che sta facendo praticamente da solo con le aule mezze vuote di Camera e di Senato, me lo potranno anche confermare i miei amici senatori, sta facendo la riforma della Costituzione, sta facendo la riforma della legge elettorale tagliata perfettamente su misura come un abito appunto dal taglio sartoriale, e sta utilizzando il Sud come banco. Perché, cari amici, voi dovete sapere intanto che nella legge di stabilità che è al momento in discussione in Parlamento non c'è nulla, dico nulla, per la Sicilia. C'è qualcosa per l'Ilva in Puglia, c'è qualcosa per la Terra dei Fuochi in Campania, ma nulla è stato pensato per la Sicilia. Io credo che questa sia la legge di stabilità più antimeridionale che la storia della Repubblica si ricordi. È come se per Renzi la nostra bellissima penisola, la nostra Italia, si fermasse allo stretto di Messina. È come se la Sicilia proprio non esistesse. E l'ha confermato anche lo scorso anno con la legge di stabilità, in cui ha depredato il Sud e il Mezzogiorno di 3 miliardi e mezzo di fondi PAC, i fondi di azione e coesione destinati al lavoro, alla formazione, agli anziani, all'infanzia, destinati ad essere investiti per il Mezzogiorno. Bene, lui ce li ha presi, ha fatto come appunto quando si va al bancomat e si ritirano i soldi, e li ha spesi per altro. Quindi io credo che davvero in questa legge di stabilità non ci sia a conferma anche di questo nulla, e che poi non ci dobbiamo lamentare se chiaramente di pochi giorni fa la notizia che lo Stato prende il 65% dei profitti delle imprese. E quindi non ci dobbiamo lamentare se poi le imprese giustamente fuggono altrove, vanno via, chi vuole investe, ma investe all'estero. Le tasse, a me piace parlare sempre di tasse, purtroppo la gente ha la memoria corta. Quando c'era Berlusconi la tassazione sui risparmi era al 12%. Cari amici, volete sapere adesso la tassazione a quanto è arrivata, passando da Monti, Letta e poi per arrivare a Renzi? Dal 12% la tassazione sui nostri risparmi, sui nostri conti correnti, è arrivata al 26%, quindi è più che raddoppiata.
E negli ultimi anni, a me piace dirlo, negli ultimi 20 anni gli unici governi che hanno diminuito la tassazione sotto il 40%, per arrivare fino al 39% nel 2005, e non sono dati miei, sono dati dell'Istat, quindi sono incontrovertibili, è stato proprio il governo Berlusconi, e sono stati due governi Berlusconi. Quindi diciamo fatti e non parole. Nel 2016 la tassazione corrente arriverà al 44,2%. Per non parlare della spesa pubblica che sta esplodendo, nei prossimi 5 anni avremo un aumento della spesa pubblica di 38 miliardi e sempre nei prossimi 5 anni, non lo dico io ma il DEF, il documento di programmazione economica, la tassazione aumenterà di 100 miliardi. Questo perché? Perché Renzi fa finta di essere un liberale, fa finta di essere per il popolo, ma realmente con una mano prende, con l'altra dà e fa sempre il gioco delle tre carte. Io lo voglio ricordare, il governo Berlusconi, visto che si parla tanto di riforma costituzionale, aveva già fatto la riforma costituzionale, avevamo diminuito il numero dei parlamentari, dei deputati e dei senatori, poi con Prodi uno sciagurato referendum ha abrogato tutto il nostro lavoro, avevamo eliminato la tassa sulle successioni e sulle donazioni che poi con Prodi è stata reintrodotta. Molti non lo ricordano, ma a me piace ricordarlo, amici, perché purtroppo la gente ha la memoria corta e alle volte anche nei salotti televisivi mi trova a scontrarmi con persone che appunto dimenticano, ahimè. Poi siamo stati gli unici nella storia della Repubblica Italiana ad innalzare le pensioni minime. Che anche quello, insomma, è una cosa che ha fatto sicuramente, di cui hanno beneficiato tantissimi. Siamo stati quelli che hanno introdotto la no tax area, ora tutti si riempiono la bocca di no tax area. Che cos'è la no tax area? È il fatto che la gente meno abbiente non deve giustamente pagare le tasse al di sotto di un certo reddito. Ecco, l'abbiamo pensata noi la no tax area, così come abbiamo pensato anche la social card per venire incontro appunto alle famiglie con tanti figli. Sono tutte idee nostre che avevamo già introdotto in passato e adesso appunto la sinistra di Renzi ce le scimmiotta. Avevamo eliminato l'ICI sulla prima casa, poi c'è stato il balletto dell'ICI sulla prima casa, poi IMU, poi la rimettiamo, no, poi la togliamo. Insomma, la confusione vige sovrana nel centro-sinistra che non sa neanche più cosa deve fare, salvo poi pensare a delle mance elettorali che Renzi ricorda di poter fare proprio in vista delle scadenze elettorali. Io vi voglio ricordare che l'80 euro del bonus è stato fatto poco prima delle elezioni europee, Gianfranco, a cui tu sei stato anche candidato, e adesso promette un bonus ai diciottenni, ai neo diciottenni, così i diciottenni poi andranno a votare e a mo' appunto di voto di scambio per ringraziarlo di questa mancia elettorale. È un po' un voto di scambio, mi ricordo un po' l'Achille Lauro, quando Achille Lauro appunto faceva la campagna elettorale, che faceva, amici? Dava una scarpa anziché darle tutte e due, e dopo il voto dava la seconda scarpa. E Renzi è un Achille Lauro dei giorni moderni, dei nostri giorni. Dunque io credo che davvero tanto è stato fatto per la Sicilia dai governi Berlusconi, adesso ne ricordo solamente qualcuna di queste cose. Abbiamo creato 40.000 posti di lavoro per l'avvio delle procedure del ponte sullo stretto, abbiamo inaugurato la Palermo-Messina, abbiamo aperto la Catania-Siracusa, abbiamo scongiurato la chiusura della raffineria di Gela che tanti posti di lavoro ha dato, e abbiamo anche salvato Catania dal default destinandole diversi milioni di euro. Ecco, quindi quando la gente mi dice Berlusconi, ma cosa ha fatto Berlusconi? Allora io ho una lista e una sfilza di cose da dire e ne ho ancora tante, ma non ve le dico per non annoiarvi e per non rubare del tempo ai miei colleghi che giustamente vogliono anche intervenire e darvi i loro saluti, però davvero le cose che abbiamo fatto sono tante. E allora in conclusione, caro Gianfranco, io credo che la Sicilia, che Bagheria, che tutti i comuni della Sicilia abbiano bisogno di una cosa, e lo dico
spogliandomi dei panni del politico, lo dico con una politicizzazione da 1 a 0, credimi Gianfranco, pari a meno 1, quindi vado ai numeri relativi. Io credo che la Sicilia abbia la necessità di emanciparsi, e dico emanciparsi, dall'intermediazione politica, dalla dinamica del se fai, se mi voti, io ti do qualcosa in cambio. Io credo che non ne possiamo più. Io credo che siamo stanchi di corsi di formazione che non hanno fatto lavorare la gente, ma che hanno dato solo un gettone a fine mese, un contentino a questi ragazzi che non lavorano e che vengono illusi da questi corsi di formazione che non servono a nulla se non a riempirsi le tasche a chi li organizza. Io credo che non ne possiamo più di essere tenuti appunto sotto il giogo di certi politici che vogliono ancora il voto, se no qualcosa in cambio non te la do, ma io voglio politici che lavorino per tutti noi, per tutti, per ciascuno di noi, non solo per te, non solo per te, non solo per te, ma che lavorino davvero per tutti, Gianfranco. Allora io questo chiedo a Forza Italia, io questo chiedo al mio partito e questo chiedo al mio commissario regionale Gianfranco Miccichè. Per cui io davvero vi auguro e ci auguro un buon lavoro, una buona domenica e vi ringrazio per essere qui. Viva Bagheria, da Forza, da Bagheria riparte Forza Italia, viva Forza Italia!